Ok, ragazzi, tecnicamente la live dovrebbe essere cominciata. Sottolineo il tecnicamente perché sappiamo che qua con Twitch è un'incognita continua. Allora, a parte il fatto che alzo il volume perché porca troia fa schifo così basso, no? C'è Jack, ovviamente, grande Jack. Porca miseria, porca. Scusate, no, sono un cretino. Ho cambiato l'impostazione, ho cambiato, no, e adesso non riesco più a sistemare la web. No, scherzavo, l'ho già sistemata bene. L'ho già sistemata, va bene. Grande Mapodofu. E tra l'altro il doggo si è spaventato. Un secondo solo che lo faccio uscire. Datemi un attimo, effettivamente ho urlato un po' troppo forte. Allora, vai, buffona. Oh, chiedo scusa, pagliaccia. Dicevo, eccomi di nuovo ragazzi. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, buonasera, è tornata Mela, ragazzi. Ragazzi, cioè, sapete qual è l'inconveniente? Che adesso io, se voglio parlare con voi, devo girarmi così, devo girarmi per forza verso la webcam se voglio rivolgermi a voi, no? Invece, per l'appunto, prima era più, come dire, leggevo la chat e contemporaneamente vi guardavo, è una cosa un po' più, magari se giro un attimo, aspettate, no, fa schifo, vabbè dai, per ora così. Allora, guardo un attimino la chat perché appunto volevo chiedervi, no? Volevo chiedervi per l'appunto come si vede, no? Il potere della telecamera è potente, no, sono contento. Ho anche alzato un po' la qualità, ho anche alzato un po' la qualità per l'appunto dello streaming, visto che abbiamo una telecamera più seria. Morris, ti credevo divorato da una gigantesca. Beh, effettivamente. Vede, adesso io per abitudine stavo guardando la webcam del computer, ma non è più qua, cioè non è più qua, devo guardare voi. Dicevo che effettivamente è andata proprio così, sto streamando infatti dall'interno di una donna gigante, spero vi piaccia. Poi, grande Stream Elements, ti vedo in forma Morris, sei grossissimo. Grazie, Mapodofu. Oddio, dopo Rimini è una settimana che sto mangiando come la merda, per cui io già da oggi devo riprendere a fare ginnastica, però c'è un casino che lasciamo perdere, per cui da domani veramente si ricomincia proprio a essere proprio a mantenerla, a pagarla, ecco, questa forma qua, perché dopo un po' che non la pago va via. Tra l'altro c'è anche Enecone, grande Enecone, Starry, ovviamente, grande Starry, ragazzi, voi non avete idea questa Rimini, mamma mia ragazzi, questa Rimini, voi non capite, non potete capire, potete solo, ma chi è che sta continuando a sbattere le porte? Qua ragazzi, in questa casa sembra veramente di stare in, come si chiamava quel film dove bisognava sempre chiudere le porte? The Avers, avete presente? Ecco, qua uguale. Ogni volta boom, 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 sempre a sbattere. Vabbè, comunque, vi dicevo, sono felice che la webcam. Mi dispiace che Elia non apprezzi l'angolazione, ma allora, questa è temporanea, questa angolazione. Adesso io l'ho fatta un po' come un esperimento, diciamo, per il momento. Poi ho tutto il tempo di cambiarla a seconda della comodità. Per ora è così, per ora è così. Adesso poi ci studio un attimino sopra, perché non è che abbia avuto molto tempo, purtroppo, in sti giorni per studiare una nuova angolazione. No, ragazzi, no. Ma c'è Aldo, mamma mia. Che si è abbonato, peraltro, ragazzi. Appena è venuto qua, ha preso Amazon Prime, prima cosa che si è fatto, si è abbonato a Videosando. Io l'ho visto. Voi non l'avete visto, ma io sì, io l'ho visto tra le notifiche, mamma mia, Aldo. Cioè, è troppo un grande, cioè io veramente, cioè io veramente, non ce la faccio, veramente, non ce la posso fare, ragazzi. Aldo proprio è Aldo. Tra l'altro c'è veramente troppa gente che non ha salutato, c'è Enecone, c'è Kata, c'è Grumina, mamma mia, Jack ovviamente, sempre questo. Oh, ma ragazzi, io veramente non lo so. Chi è di nuovo? L'ottavo mese? Oh, ma tra un po' un anno, raga. Tra un po' un anno che chi è si abbona ridendo e scherzando. Veramente fedelissimo. Fedelissimo, scusate, ho misgenerato. E poi c'è anche Vera, no? Che adesso è diventata Pera. È diventata, no? Per questo filler estivo. Mi fa piacere. Io riesco ad accedere all'account vero, non so come mai, ma veramente, vedi a Rimini, no? Io avrei voluto darci un attimino un'occhiata, però tra una cazzata e l'altra, alla fine non lo fa, alla fine non l'ho fatto, e vabbè ragazzi, la sindrome ha colpito ancora, che vi devo dire? Ma devo smettere di guardare la webcam sbagliata, devo guardare questa, devo guardare, non quella.
che non è più attiva, cazzo. E tra l'altro devo anche trovare, adesso per oggi è così, poi troverò un'altra angolazione. Vedo un attimo. Devo fare degli esperimenti, ragazzi, devo fare un po' di esperimenti con questa webcam, però sono contento intanto che vi piaccia, sono contento intanto che vi piaccia la qualità HD per l'appunto di questa webcam. E tra l'altro, ragazzi, voi non so se lo sentite, perché c'è un microfono nuovo che ha dei filtri così, ma ragazzi, sto computer sta esplodendo, ma per forza, ma c'è un caldo, cioè, qua, ma voi non avete idea, ma io spero che non sia troppo in HD, perché mi si vede sudare proprio come le bestie, ma qua c'è un caldo pazzesco, c'è un caldo, cioè, c'ho il ventilatore dietro, ma non basta, cioè, è una cosa veramente insostenibile, guardami in faccia, quando tipo, in faccia, chi è? Ma perché non sei viola? Perché me lo sono dimenticato. Però se vuoi torno viola. Però se vuoi torno viola. Aspetta un attimo, eh. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Un attimo solo. Com'è che si faceva da qua? Sì, io andavo qua. No, facevo così. No, non così. Aspettate, eh. Aspettate un secondo solo che devo tornare. Che devo tornare tanosando. Un attimo. Allora, era così. Era. No, poi così. Ho detto poi così, tac, mamma mia ragazzi, mamma mia, ma che bestia veramente, Ackerman, ecco fatto, ora effettivamente la qualità HD è tornata, cosa volete, lo preferite così, lo preferite, oppure preferite come prima, fatemi un po' sapere, mi manca Rimini, a Rimini faceva fresco, oddio, oddio, mica tanto, però comunque sì, a me manca Rimini, ma a me mancate voi ragazzi, ma voi, ragazzi, ma io a Rimini, cioè, ho conosciuto troppa gente, tutti bellissimi, io veramente non penso che esistano parole per esprimere la bellezza delle persone che ho incontrato a Rimini, cioè io come posso fare? Cioè, non si può, non esiste un termine proprio, perché potrei dire che sta bellissima, non è sufficiente, cioè io ragazzi mi sono veramente commosso, cioè dopo che sono andati via tutti, no? Io sono stato per qualche secondo a fissare il vuoto, perché è stato proprio, cioè, non lo so, è stato come se avessi perso qualcosa, come se avessero rubato qualcosa, no? Come se si fossero presi una parte di me, come se vi foste presi una parte di me e ve lo foste portati via, cioè veramente si vede proprio ragazzi che siete di Napoli, io non lo so, io che la maggior parte qua che delle persone che mi segue è del meridione, io veramente avete rubato il mio cuore, avete rubato, io non lo so ragazzi, non lo so, e sì, siamo a 149 follower adesso ragazzi, incredibile, ci abbiamo messo poco, devo dire, finalmente forse stiamo per raggiungere i 150 followers, non sarebbe male, ecco, nel caso. Allora, vi leggo un attimino, eh. Siamo abbonati anche io e Ricky, ma non lo mostra. Cosa? Beh, allora devo rivedere. Allora, strano. Beh, allora vi devo risegnare. Vi devo risegnare tra gli abbonati. Aspettate un attimo, tra l'altro ho fatto un casino. Ci sono stati dei disegni nuovi che ho fatto, peraltro, dei disegni nuovi che ho fatto dal vivo a Rimini. E anzi, le persone a cui ho fatti, a cui ho fatto i disegni, per essersi abbonati a Videosanda, sono pregati appena possibile di mandarmeli perché vorrei pubblicarli sulla pagina per l'appunto, non sarebbe male. Allora, vi continuo ad andare avanti. Cazzo, mi ero scopata. Ah no, mi ero scordata, chiedo scusa. Chiedo scusa, ciao Suanta, parentesi. Poi vediamo un attimo chi altro c'è. Vi sto leggendo tutti. Voglio essere di nuovo la tua roommate. Ma io veramente, cioè, cioè veramente, boh, volevo dire qualcosa di più di roommate, ma com'è il superlativo di roommate? Non lo so, room partner, no, non ha senso, vabbè, insomma, però comunque anche con Mela, ovviamente, no? Che adesso è Pera, ricordiamocelo, mamma mia, che bello che è stato. Che vago, è vero, Kat, è mancata la tua presenza, ma anche la presenza del grande Mapodofu, soprattutto. Cioè, veramente, Mapodofu, porca troia, se sei ancora qua, Mapodofu, porca troia, il prossimo anno devi esserci perché io lo rovescio il mare di Rimini. Poi, vediamo un attimo, anch'io ti amo, Morris, I am Beris. Poi, chi altro c'è? Vi sto leggendo, devo fare le foto, perfetto. Ho appena mangiato un pezzo di carta, beato lui. Poi cos'altro c'è? Sono sempre più triste per non essere venuto. Cazzo, grande. Ah, ci sono. Grande, un po' dopo. Ragazzi, io veramente. Ok, dai.
cosa vi devo dire? È stato veramente, cioè, dopo questo veramente Warsaw moment, che cioè in realtà, cioè io se dovessi esprimerlo a parole, cioè è impossibile, non si può, cioè io sarei proprio, ci vorrebbero 10 live veramente, altro che la serie evento di Video Usando, la serie evento, tipo, altro che Metal Slug 3, tipo 17 live, no, anche di più, anzi no, non 17, 69 live, dove, perché, 69, no, come la posizione, no, l'avete capita questa, vabbè, insomma, 69 live dove esprimono quanto bello è stato Rimini, quanto bello è stato stare con voi, quanto è stato stupendo, cioè, ma non è neanche sufficiente 69, cioè, tipo, ma di più, tipo, 6.969 ce ne vorrebbero, no, ragazzi, dai, basta, vedete, mi sto perdendo in questo labirinto di wholesomeness, devo smetterla, perché adesso è il momento del dovere, è il momento del dovere, no, per l'appunto, che se no, per l'appunto, non iniziamo più, e cosa vi dico? Oh, c'è anche Evelyn stasera, ciao Evelyn, benvenuta again. E devo anche smettere, e di nuovo sto guardando la webcam sbagliata. Devo guardare questa webcam, non quella. Quella non è più attiva. Allora, dicevo, torniamo a noi. Allora, tra l'altro, io sono abbastanza sicuro di non esserci. No, vabbè, dai, prima o poi, cazzo, saremo noi a raggiungere te. Poi vi leggo un attimino. Enecone, ragazzi, Enecone, presente agli eventi storici. Dai, ragazzi, su. Dai, come vi dicevo poc'anzi, è tempo di iniziare. Siamo 16 spettatori, non so se è legit, però il contatore lì segnala 16 spettatori, quindi ragazzi, direi di iniziare, direi proprio di iniziare il gioco di stasera, per l'appunto. Allora, io questa sera ho scelto un gioco per Super Nintendo ufficiale, non è un hack, è un gioco di Mario, anzi, per la precisione, sì, di Mario e Yoshi per Super Nintendo. Mi sa addirittura uno degli ultimi usciti per questa console, chiamato, per appunto l'avrete visto l'anteprima, Yoshi Safari. Allora, sarebbe stato interessante sfruttare questa live per testare il controller nuovo, però ragazzi dovete sapere che per questo gioco non serve il controller, vi sembrerà assurdo, ma per questa live, ragazzi, useremo il mouse. Ebbene sì, perché Yoshi Safari non funzionava con il controller. Yoshi Safari, dovete sapere che funzionava con il Super Scope, che era un accessorio. Scope, no? Voi subito a ridere, però dovete sapere, no? Che era un accessorio del Super Nintendo. Era praticamente. Avete presente. Faccio un esempio un po' moderno, no? Le pistole di House of the Dead, se ci avete mai giocato, o quelle di Time Crisis, o quelle di Dark Escape 4D, no? Che c'era il cabinato a Rimini, no? Che c'era anche quello di Halo. Praticamente, vabbè, era una sorta di. Era tipo un fucile, non vero ovviamente, no? Perché sennò i genitori protestavano, che tu attaccavi alla porta 2 del Super Nintendo e tu praticamente facevi così, praticamente potevi sparare, eccetera. Perché sì, ragazzi, questo gioco, nonostante sia un gioco di Mario, è uno sparatutto in prima persona, ve lo giuro. Adesso vedrete anche, ve lo farò anche vedere. È piuttosto breve, il suo difettuccio è quello lì. Però è anche, devo dire, piuttosto divertente. Adesso lo vedrete con i vostri occhi, perché effettivamente sto continuando a parlare. Vi leggo un attimino. Morris, la vuoi come veniti a prendere chi è che non si sveglia mai? Una bella addormentata. Che brutto, ragazzi. Questo è stato poco cake. Questo canovacciuolo lo classificherebbe cringe. Fatemi leggere un attimino. Ho fatto i brownies. Hai fatto i marroni? Anch'io prima ero accesso, insomma, un po'. Allora, aspettate che vi leggo. Aspettate che vi leggo. Ma quello è recensito da AVGN. L'ha recensito AVGN? No, mi sa che AVGN ha recensito Mario is Missing, non questo, mi sa, eh. Non voglio dire, non vorrei dir cazzate. Poi se l'ha recensito me lo sono perso. Se l'ha recensito, ragazzi, siamo di nuovo, come è successo quella volta là con Mamma ha perso l'aereo, che ho cominciato a giocare a Mamma ha perso l'aereo, tipo quasi in contemporanea col nerd che aveva recensito, ragazzi, lì voglio dire che siamo proprio collegati, lui, è inutile. Quindi, signori, dai, direi che possiamo iniziare. Abbiamo parlato e disquisito abbastanza. Mi pare di capire che la qualità sia buona, mi pare di capire che l'audio anche, l'angolazione anche della webcam pure, anzi, l'angolazione della webcam la ricontrollo, aspettate un attimo, va bene, sì. Va bene, dai, va abbastanza, va direi.
come dire, abbastanza bene, per cui adesso basta chiacchiere, allora, chat sulla destra, cazzate a sinistra e direi che possiamo iniziare. Allora, ragazzi, tanto ha una storia, boh, questo gioco ha una storia tipo strana, vabbè, adesso lo vedrete. Oddio, forse è un po' troppo alto, forse è un po' troppo alto, datemi un secondo, mamma mia, mi sta assordando, aspettate. Ecco, ora già ci siamo. Ora già ci siamo. Ragazzi, chi non ha provato i nuovi suoni di Videosando può farlo stasera, eh. Ci sono dei suoni nuovi, ma sta a voi scoprire quali sono. Allora, ragazzi. No, sta spoilerando il gameplay. Allora, aspettate, eh. Metto questo qua. No. Torno nella chat e aspettate, ecco, vedete. Ok, però io ho schiacciato un tasto, ho schiacciato. Aspettate un attimo, che non sta funzionando una sega. Datemi un attimo, mi sa che... no, non voglio la keyboard, aspettate. Devices, ah, ecco perché. Ah, ok, scusate, me l'ero dimenticato che sono stato io stesso a mettere questo suono. Aspettate, allora mettiamo Super Scope, no, che come vi dicevo vi fa ridere e fa molto ridere anche me questa cosa. Allora, ci siamo. Oh, ecco fatto, ragazzi. Dunque, Mission complete. Mission complete, no, in realtà è appena iniziato. In realtà è appena iniziato. Allora, Mission complete. ragazzi. Tacete, tacete con questi suoni, tacete con questi suoni, guardiamoci insieme la storia di questo gioco, perché ragazzi è profonda, eh. La storia di questo gioco ancora una volta è molto profonda. Un giorno Mario e Yoshi sono venuti, è finita così, no scherzo, allora, sono venuti a trovare la principessa. Quando avete finito con i suoni me lo dite, che così posso leggere. Sono finiti? Oh, sono finiti, dicevo. Allora, un giorno Mario e Yoshi sono andati a trovare la principessa Peach. E già qua dovreste notare qualcosa di strano. Dovreste notare tecnicamente. Sapete perché? Perché questa è la prima volta che Peach viene chiamata Peach. In tutti gli altri giochi, fino a questo momento, era chiamata principessa Toadstool, che io pensavo. Poi a un certo punto ha cambiato nome, ho detto, boh, Peach sarà stato il suo cognome. Invece no. A partire da questo gioco, Schiena. Toadstool non si chiama più Toadstool, ma si chiamerà Peach da questo momento in poi. E qua che è stato il cambio ufficiale. C'è anche Manu, grande Manu. Finalmente si è visto l'abbonamento di Richard. Grande Richard, grazie mille per l'abbonamento. E quindi insomma, dopo questo momento cultura di cui vi ho parlato, tra l'altro ti devo fare un disegno anche a te, Ricky, te ne devo fare due, mi sa addirittura. Vabbè, ce li ho segnati. Grande Ricky, grazie mille per l'abbonamento e grazie anche a Starry che si era abbonato again. Comunque dicevo, questo per l'appunto è il momento in cui Peach viene chiamata per la prima volta Peach, no? In modo canon, no? Notare la grafica, no? È orribile, vabbè. Comunque, disse a Mario Yoshi di un regno vicino. Attenzione, non siamo nel regno dei funghi qua, no? Un posto chiamato Jewelryland, la terra dei gioielli, ragazzi, no? Sono gli smeraldi del caos. Devi andare a Jewelryland, no? Perché? I suoi sovrani, il principe Pine e King Frith, no, King Fre e King Fret, scusate, no? Sono nella merda! No, che è successo? Cosa potrebbe essere successo, ragazzi, secondo voi? Cosa? Schiena. Cosa potrebbe essere successo? Non dire schiena, questa è la posa da gamer. Allora, devi andare lì e salvarli. Beh, se proprio insisti. Per favore, Mario, sono miei amici! Oh no, e adesso? Adesso niente, adesso bisognerà salvarli. Tra l'altro aspettate, che ricontrollo la webcam perché mi sono spostato. Ah no, mi si vede ancora dritto, mi si vede ancora dritto. Allora cosa mi dite a fare schiena? Cosa mi dite a fare schiena che ero dritto, tamburi? Allora, grazie, devi andare subito, va bene. Re Pine e King Fit, dai. Buona fortuna e Ocho a tutti e due, d'accordo? D'accordo, e questa è la storia profondissima di questo gioco, no? Allora, allora, come favore della principessa, Mario, sì, Mario e Yoshi, non l'avrei mai detto, iniziano il loro viaggio verso fanculo, no, verso un mondo di Sonic, no, che sono gli smeraldi del caos. La principessa gli ha detto, disse loro,
di Refit, ok, e del principe Pine, che sono stati rapiti. Eh sì, e fin qua ce l'hai già detto. Fin qua ce l'hai già detto. E il tesoro di Jewel Reland, gli smeraldi del caos ovviamente, no? 12 gemme, sì, vedete, gli smeraldi del caos per l'appunto, sono stati saccheggiati, no! Chi potrebbe essere responsabile di questa merda? Dice così, è la storia, io lo sto traducendo. Potrebbe essere che il mal... potrebbe essere opera del malvagio clan dei Koopa? No, secondo me no, dai. Secondo me no. Chi potrebbe essere? Chi porca putt... Chi? Cazzarola. Allora, aspettate, dunque, a parte che rimetto la chat perché per l'appunto, no? Perché per l'appunto si era rincoglionita. Aspettate che vi leggo di nuovo. Aspettate che vi leggo di nuovo. Ok, ok, ragazzi. Allora, torniamo a noi, no? Ho detto torniamo a noi, me lo dai sto mirino? Ok, fermi. Allora, signori, siamo qua, adesso vedete, no, dobbiamo, attenzione, attenzione, ci vuole proprio un lavoro di concentrazione, eh? Qua, ragazzi, bisogna mangiare al centro, no? Tac, che mia, ragazzi, cioè, se non avessi giocato a Metal Slug non ce l'avrei mai fatta. Ora, attenzione, eh? Ora, attenzione, lo devo rifare, Tac, avete visto? Che bestia. Che bestia, ragazzi. Yes o no? Sì, per sparare, no, il tasto cursore che non si sa qual è, e quindi vabbè, dai, io faccio così. Ok, ragazzi, modalità 1P, dove P sta per Gamer Girl P, ovviamente, e adesso dobbiamo scegliere per appunto il livello, no? Non è che vanno in ordine, cioè io posso praticamente, volendo posso cominciare anche dal 7, cioè io praticamente posso scegliere l'ordine in cui fare i livelli tranquillamente, senza nessun problema per il momento. Quindi ragazzi, io direi di andare in ordine per il momento e di partire dall'1, no? Per cui ragazzi, vedete, stage 1, no? Tac, tac, ok, fermi, ragazzi, fermi. Allora, questo è il primo stage, no? Vedete, di nuovo, per l'appunto, siamo sul... il crossover con House of the Dead, no? Tra l'altro ho messo il turbo al mouse perché sennò veramente questo gioco diventa... Ecco, mangia colpito. Fermi, fermi. Vedete, lì c'è il bivio. Adesso provo a cambiare. Oh, ce l'ho fatto, ho preso un'altra strada, no? Ecco, devo anche stare... Dicevo che devo anche stare attento a non sparare in testa a Yoshi perché non sarebbe il massimo. Andate via, fermi tutti. Occhio! Vedete, io premo il tasto destro, tra l'altro posso fare queste figate, no? Posso, volendo, saltare... eccetera. Allora, vedete, adesso ci sono per l'appunto queste pere volanti, no? Qua, attenzione, fermi. Attenzione. Ok, ci siamo. Sì, parecchio strana questa live. Questa live di... attenzione gli operai! Attenzione gli operai nervositi. Ci sono gli operai, no? Si sono di nuovo incazzati. Merda. Beh, perlomeno non sono australiani. Aspettate che deve ricaricarsi. Ok, beccati questo. Ti vuoi levare? Oh, finalmente. Oh, mi becco anche questo? No, invece l'ho mancato proprio come uno stronzo. No, non era il pazzo, Mela. Non era il pazzo. Non lo sai riconoscere? Non lo sai? Warning, ragazzi. Attenzione, ragazzi. Il boss enemy. Ci siamo. Ok, fermi. Attenzione perché, come potete immaginare, ci sono per appunto i figli di Bowser. Ci sono, no? I figli di puttana che questa volta, ragazzi, porca troia, si sono attrezzati, hanno chiesto in prestito i mecha del dottor Eggman, no? Per cui attenzione. Dunque, fermi. Oh, l'abbiamo già ammazzato, come avete visto. No, invece no, io invece scherzavo, ragazzi, c'è un'altra forma. Adesso bisogna, ecco, colpirlo mentre esce, no? Che è abbastanza una cazzata ancora. Wow, attenzione bastardi, attenzione. Oggi perché mi hanno preso, mi hanno dato uno schiaffo, mi hanno dato uno schiaffone. Prendi questo, cazzo. E questo come facevi a evitarlo? Cioè, o mi sparavo in testa oppure lo prendevo per forza, cioè era un po' un casino. Beccati questo. Oh, vaffanculo. Ok, signori, dai, l'abbiamo ammazzato, abbiamo ammazzato il primo boss enemy, dai, non è stato... Sono belli, devo dire che i boss sono più belli, di quelli classici di Mario World. Abbiamo anche preso il primo smeraldo del caos, veramente molto bello. Allora, sono chi e non mi sai riconoscere, chi è che non ti sa riconoscere? Io ti riconosco sempre, è impossibile, è il contrario. Quindi, no? Ma perché, ragazzi, c'è questa cosa orribile, no? Quando finisci il livello di Mario che spara a Yoshi in modo gratuito? Boh, vabbè. Niente, ragazzi, dai.
abbiamo fatto, abbiamo finito il primo stage, no? Le grassland, no? Tipo, e non c'erano i cicci, e non c'erano tipo i grassoni. Ti ho chiamato Mela, davvero? Oh shit, chiedo scusa. Eh no, perché Mela è diventata pera, capito? Quindi ci deve essere qualcuno che prende quel ruolo, capisci? Allora, dunque, bene, adesso andiamo, vediamo un po' il secondo stage qua com'è. Non è che mi ricordo granché, tra l'altro, devo dirvi la verità. Non è che mi ricordi troppo, però. Allora, vedete, qua c'è tutta la merda per terra, boh, vabbè. Allora, andate via, prendete questo. Oh, attenzione, prendete questo. Allora, sono sti gusci, vabbè, questi sono, per ora è abbastanza facile ancora, però mi ricordo che andando avanti diventa abbastanza cattivo, questo gioco. Per ora, vabbè, a parte che c'ho un turbo per l'appunto, quindi tipo non è che mi devo ammazzare o fare chissà che, però ecco, ci pensano loro ad ammazzarmi, infatti. Andiamo avanti, voglio cambiare, ecco, bravo, madonna che capelli. Allora, proseguiamo, vediamo un po' ora cosa c'è. Cosa ci sarà ora? Gesù? Non lo so. Oh, questo non è Gesù, attenzione, questa boh, è il fuoco della Genna, si dice così, no? Vabbè, insomma, che cerca di, come dire, di purificare la mia anima, no? E cosa che non deve assolutamente fare, perché prendete questo, ok. Però chi sono ragazzi? La vendetta di Pac-Man! Fermi tutti, okay, andiamo avanti. Ok ragazzi, che questo crossover con House of the Dead si sta facendo complicato, si sta facendo davvero complicato. Ok, ci siamo? Sì, ci siamo ragazzi, secondo boss enemy, preparatevi, chi sarà? Chi è il figlio di Bowser? Eccolo il figlio di puttana. Allora, dunque, allora, a parte che non è che abbiano molta varietà questi attacchi, dunque, allora bisogna colpire il nucleo lì dietro e non sembra carino, aspettate. Prendi questo, e poi questo, cazzo, invece mi ha mandato uno schiappone. Fermi tutti, wow! Cazzo, wow! Aspettate! Questi mafiosi bastardi, prendete questo! Aspettate che si ricarica, wow! Cazzo, ma quante vite c'hanno, ragazzi? Oh! Bene! L'abbiamo ammazzato, dai, questa volta no, e invece mi sa di no, ragazzi, c'è di nuovo un'altra forma, ragazzi, è assurdo. Qua, ragazzi, i boss, porca troia, questa volta si sono veramente ingegnati. Ah, prendi questo, cazzo, vedo, dove lo devo colpire, a quel cannone lì oppure ai lati? No, al cannone, fermatevi tutti, prendi questo, dov'è? Adesso, occhio, prendi questo, stiamo sparando al pipo, come potete vedere, no? Effettivamente è doloroso, effettivamente, cioè, io non sarei troppo felice se mi sparassero tipo, lì in basso. Aspettate, prendi questo. Oh, l'abbiamo ammazzato davvero stavolta, oppure ne vuole ancora? Sì, oh ragazzi, dai, stavolta l'abbiamo ammazzato sul serio, ce l'abbiamo fatta. E vedete, gli stage non è che sono lunghi, gli stage sono facili, poi sono anche i primi, quindi figuratevi. Già il secondo smeraldo del caos, veramente incredibile, che bestia ragazzi. Dunque, risparmiamoci ragazzi, nuovo questo scenario orribile. Adesso il terzo. Facciamo il terzo, cioè vedete che non è lungo comunque come gioco, secondo me ce la facciamo stasera, perché non sono solo questi i livelli, ce ne sono degli altri, poi vedrete. Allora, chi c'è qua come... chi ci sarà qua come figlio di Bowser? Aspettate. Allora, passiamo di qua, perché io, ragazzi, il bivio cerco sempre di prenderlo, perché non si sa mai. E qua lo prendo? No, non lo prendo, sono un ipocrita. Ho appena detto che prendo tutti i bivi, no? Non lo prendo. Wow, occhio, ragazzi. Scusate, ma come dovrei fare qua? Cioè, non ce la facevo comunque a... come dire... a... come si dice... a fare un salto abbastanza lungo. Che ragazzi, l'hanno detto in questo gioco, non è possibile. Allora, mi sa che c'è un bastardo, chi sarà? Oh, gli australiani! Questa volta ci sono gli australiani, ragazzi, Prima c'erano gli operai, adesso, vedete, questa volta sono tornati anche loro. Fermi tutti, ragazzi, prendi questo. Vabbè, niente, ecco fatto, sono tornati in Australia. Quindi, prendiamo anche questo, che non so cosa sia, al fungo, vabbè, non male, devo dire. È bellissima l'idea di sparare mentre cavalchi Yoshi. Attenzione, perché qualcuno però non è d'accordo, chi è?
Dov'è? Eccola! Cazzo, c'è Wendy, attenzione, bisogna, ecco, bisogna fare il gentleman, me lo ricordo. Allora, c'è lei praticamente che è invincibile e bisogna praticamente far ricadere questa quest'incudine che convenientemente sta passando proprio di qui in questo momento, no? Se si riuscisse a farcela cadere in testa, no? Sicuramente bene non dovrebbe fare, no? Ed infatti oh, vedete, l'ho già presa. Continuiamo così, ragazzi, attenzione. Oh, ma sto ferro di cavallo è un casino. Aspettate. Merda. Attenzione, perché... No, dovevi andare dall'altra parte, figlio di puttana. Vabbè, facciamo così allora. Ecco, sono un cretino. Sono l'incarnazione del cretino. Aspettate, perché mi sta facendo malissimo, ma ce la posso fare. Toh, prendi questo. Oh, ho detto prendi questo. Oh, l'ho presa. Fermi tutti. Attenzione. Che culo! Non volevo in realtà colpirla, però... Ah, l'ho già ammazzata! Ma vai a cagare, che stronzata. Dai. Grande Capitan Tsubasa. Ah, ok, Capitan Boomerang. Mi scusi, signor Incudine, può spostarsi un po'. Vedete, alla fine si è spostata. Il big numero abbiamo fatto, ragazzi, eh. Dai, che bestia, ragazzi, ma che bestia. Comunque, ragazzi, le cose sono ancora relativamente easy, ma tra poco non lo saranno più. Allora, mi ricordo che già mi pare che il settimo stage sia un casino allucinante. Vabbè, adesso vedremo un po'. Dai, quarto stage per ora. Chi ci sarà qua? Chi? E soprattutto a bordo di quale mostruosità lo incontreremo? Vabbè, siamo in spiaggia. Rimini, ragazzi, c'è la spiaggia, no? C'è il mare, insomma. Direi che è chiaro dove siamo qua, no? Vedete, anche questi mi li ricordo, no? Che provavano a vendere per l'appunto gli sconti del bounty, però per l'appunto noi ci siamo stati, no? Siamo stati solo una volta, quindi non, insomma, però si sono fatti insistenti, sono fatti... le tartarughe gay! Ragazzi, le tartarughe gay, ragazzi, guardate, cioè, guardate, queste sono chiaramente tartarughe che, insomma, è vero che il mese del Pride è finito, però, insomma, vedete, qua non è che finisce... No, mi sono distratto! L'ho presa invece, che culo! Sono anche invincibile, fidata, ragazzi, sono invincibile! Certo, non so che farmene dell'invincibilità, visto che sto massacrando qualunque cosa, però... vi dicevo, no? Che il mese del Pride è finito, però, vedete, noi non è che è finito Pride, basta, tipo, torniamo, ci dimentichiamo... No, qua proprio siamo persone serie. Perché sto finendo in acqua? Dove sono? Che succede? C'è il boss? No, siamo sott'acqua. Siamo sott'acqua, semplicemente, no? Madonna, ragazzi, era proprio inquinato sto mare, eh? Cioè, era proprio inquinato, cioè, guardate qua che merda c'è. Guardate un po' tutta questa merda, cioè, vi sembra normale? Cioè, una località turistica con tutta questa merda. Guardate! Non è accurato, però, perché le meduse non c'erano, però comunque, insomma... Allora, prendiamo qua, ci sono i soldi, sto prendendo anche dei gran schiaffi, io qua non so voi, ma insomma, io qua vedo dei gran cefoni in arrivo. Evitiamo queste merdate, continuiamo a evitare queste merdate, e ora, oh, occhio ragazzi, non sono meduse, sì, sono più caldi. Chi è? Cos'è questo? Scusate, ma beccati questo, qualunque cosa tu sia, beccati questo, oh, aiuto, chi sarebbe? Chi è lui? Ah, beccati questo, prendi questo, aspettate, perché adesso, prendi questo, ti dico, prendi questo, oh, ecco fatto, ragazzi, non ho più idea di cosa fosse, ma beh, la minaccia è finita, la minaccia per appunto è finita, il vaso con la Buzzwater, sì, è proprio quello, cioè effettivamente come ho fatto a non pensarci, oh, fermi, questo lo voglio però, grazie, non so cosa serva, non so, il boss enemy, ragazzi, sta arrivando, il figlio di puttana, cos'è? Ma è il sole di Rimini, quello che ci ustiona, ah, beccati questo, aspettate, quello che mi ha ustionato, tra l'altro, al viaggio di ritorno, porca puttana, allora, abbiamo già vinto? No, aspettavo, non abbiamo già vinto. C'è l'altra forma! Fermi tutti. Scusa per lo schiaffo, Yoshi. Scusa per lo schiaffo. Dov'è? Eccolo! Non andare via. Sta arrivando. Prendi questo. E poi questo. Attenzione, beccatevi questo. Dov'è? Eccolo, prendi questo. Beh, devo dire che non è che avesse dei pattern d'attacco particolarmente complicati, questo boss. Però ci se l'è fatta. Fatemi un po' vedere come sono ridotto, tra l'altro, il webcam. Mamma mia, che brutto. Scusate, ho guardato un secondo, mi sono distratto un attimo, no? Ho guardato un attimo
la webcam. Allora, stavo dicendo, allora ZNS qua, la chat qua, ok, perfetto. Allora, dicevamo, no? Sì, tutto molto bello, però oh. Allora, dai, ci siamo. Mancano tre stage. Mancano tre stage, ragazzi, no? E Renato Zero, lui chi è? Allora, sì, sì, l'ho detto che è aumentato nel mare di gaming, è proprio così. Quindi, dove andiamo? 5, 7, 6, 5, dai, andiamo 5. Cosa c'è qua? Non lo ricordo. Mi ricordo che il 7 è un casino assurdo. Questo me lo ricordo molto bene, purtroppo. Vabbè, che Dio ce l'ha mandi nuova. Ready, set, go! Allora, wow. Attenzione ragazzi, attenzione perché qua ci sono, vedete, le pallottole dei criminali. Qua, per l'appunto, attenzione, ecco, mangia preso, ma hanno anche fatto parecchio male da quello che mi è sembrato di vedere. Per cui, facciamo attenzione, ragazzi. Wow, wow, vaffanculo, andate in culo. Wow, qua ragazzi ci vogliono riflessi, Chi è? Oddio, attenzione ragazzi, il kamikaze. Attenzione, c'è l'Isis, prendete questo. Fermi tutti. Ok, questo lo prendo io, grazie, non so cosa serve. Come si fa qua? Wow, ragazzi, spero di aver fatto bene, perché sennò è impossibile. Ok, ce l'ho fatta. Ok, pare che ce l'abbia fatta, non sono sicuro. Non sono proprio sicuro, però vabbè. Allora, attenzione, permesso ragazzi. Chi è lui? Aiuto ragazzi. Ok, dai, tutto bene, fermi. Wow, il bimbo. Ok, che salto. Belina ragazzi, Belina, dove vai? Grazie mille, ho preso una vita, non so cosa farvene. No, in realtà tra poco ce ne faremo, ne avremo bisogno ragazzi, fidatevi. Allora, prendete questo ragazzi, che brutta mira, ma voi lo vedete il cursore? Spero di sì. Attenzione, chi c'è? Chi è? Ragazzi, gli operai sono ingrassati, prendi questo, devi dimagrire, attenzione ragazzi, adesso mi ricarico, prendi questo, prendi questo, oh, la mensa è chiusa, oh, ecco fatto. Sì, però sono un cretino, cioè ragazzi, ci fosse una volta che sono riuscito a prendere quei bonus grigi lì, no, invece, chi è che succede? Aiuto ragazzi, sto andando all'indietro ragazzi, guardo il mondo da un oblò e mi annoio un po', fermi, ok dai, va tutto bene, vaffanculo, ok ce l'ho fatta, sono morto? No, vero? No, però mi sono fatto male, ho sbagliato, ok, attenzione, occhio! Ma ancora? Come si fa qua? Ragazzi, come si fa qua? Come dovrei fare a saltare? Scusate, Adesso ci riprovo. 3, 2, 1... Il bimbo! Oh, ce l'ho fatta! Pare che ce l'abbia fatta. Il boss enemy! Fermi tutti, ragazzi. Arriva il boss enemy. Il boss enemy! Perché c'è la rana col cappello? C'è la rana col cappello, ragazzi. Il cappello alla moda! Allora beccati questo. Fermi, Beccati questo, zio Paperone non era una rana, zio Paperone era un papero, quindi prendi, impostore. Ah ok, ecco dov'è che devo colpire, non riuscivo a capire bene l'angolazione. Allora, fermi tutti, prendi questo, prendi, ho detto, wow, fermi tutti ragazzi, perché c'è, oh ok, uno l'abbiamo ammazzato, e ora, wow, eccoci. Non è più timido ragazzi, attenzione, c'è lo smellabot, esatto, prendi questo, attenzione che adesso esce, lo so che adesso esce, su, non mi fai paura, becca di questi, è morto? Ovviamente no, ora però forse sì, effettivamente è morto, vaffanculo, la rana traditrice, abbiamo posto fine alle sue sofferenze. Bene, è stato bello, no? C'era Morton Koopa allenato con Jiraiya, no? Però insomma non è che sia andato troppo lontano. L'ennesimo smeraldo del caos, signori, mi fa molto piacere, vedete stiamo proseguendo qua lungo la nostra strada per recuperare tutti gli smeraldi del caos. Tanto c'ho il caffè, ve l'ho fatto vedere, ma adesso non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere ora, ecco, guardate, lo vorreste, e invece è mio, scusate. Bene ragazzi, emozionante, siamo allo stage 6, che merda ci sarà ora, vediamo un po'. Allora, ma dove siamo? Cos'è questo? Il ponte di Brooklyn? Che succede? Morri, sto prendendo anche io il caffè, madonna, che gemi chi è, davvero. Allora, dove siamo qua?
Ma questo è Porto Venere, cioè siamo Spezia. Siamo la Spezia, ragazzi. Ok, ragazzi, abbiamo deciso che questo stage è la Spezia, no? Vedete anche il mare, insomma, un po' più pulito di quello dei Rimini, no? I tipici kamikaze di La Spezia, bisogna stare attenti, no? Perché a volte tu passeggi, no? E te li ritrovi, vedete, questi invece sono i vecchi, no? Alle fiere, no? Alla fiera di San Giuseppe, no? Così che passano, no? Proprio se ne sbattono il cazzo, ti vengono addosso, no? Cioè, te veramente, per fortuna in questo gioco, almeno in questo mondo perlomeno, no? Hanno quello che si meritano anziché rubare il futuro a noi giovani. E qui farete questo, vi dico, prendete questo. Adesso? Oh cazzo! Wow, fermi, momento Sonic, attenzione! E sì, chi è? Il mio caffè era un po' più lungo del solito. Gli schiaffi. No, questo però lo voglio, voglio il bivio. Secondo me devo andare dall'altra parte, perché me l'hanno fatto prendere un po' troppo facilmente questo bivio, cioè non ero di corsa, non... Secondo me c'erano bonuses. C'era yes bonuses, secondo me, dall'altra parte. Attenzione, eh! Occhio! Beh, devo dire che sono stato in gamba, eh. Devo dire che questa è stata proprio una bella mossa. Rifacciamo. Wow, il bimbo! Via. Oh! Ce l'ho già fatta. Wow, fermi. Wow. Warning, di già il boss enemy, ragazzi. Preparatevi, chi è stavolta? Chi è? Oddio! Chi è? Questo ragazzi, ho visto molti porno iniziare così. Fermi tutti. Allora, beccati questo. Bisogna colpirlo alla bocca, no? Bisogna infilargli, vedete, le palle in bocca, no? E se pensate male, ovviamente, cioè, sono problemi vostri, però è esattamente quello che dobbiamo fare. Quindi, prendete questo. Attenzione. Aspettate, tieni. Occhio. Fermi tutti. Perché non riesco più a colpirlo? Cos'è, diventato immortale? Vediamo. Ah no, perché sono un cretino, lo sto colpendo dalla parte sbagliata, devo colpire i tentacoli. Ok, fermi. E allora adesso correggo la mia mira. Aspettate. Prendi questo. Ti dico, prendi questo. Allora, aspettate. Dunque. Boom. Ok, dai, una parte l'abbiamo ammazzata. Adesso c'è la parte sinistra. No, fermi. Fermi tutti, ragazzi. Concentrazione, ragazzi. Momento gamer. Abbiamo vinto? Ovviamente no. Chi è? Cos'è questa mossa? Attenzione. Prendi questo. Attenzione. While you were parting, I studied the blade. Aspettate. Aspetta che devo fargli capire che ho studiato la spada. Beccati questo. Aspettate. Insisto, ma quanta vita c'ha sta merda? Ragazzi, è infinito, non muore più. Ah no, ma di nuovo stavo colpendo la parte sbagliata. Devo colpire i piedi, come ho fatto a non pensarci prima? Come ho fatto? La verità era di fronte a me tutto sto tempo e ero sempre ignorata. Cioè, cazzo, sta anche finendo il tempo. Merda, ci abbiamo preso al culo, ragazzi. L'abbiamo ammazzato? Spero di sì. Mi sa che l'abbiamo ammazzato, ragazzi. Oh, bene, abbiamo visto un po' tardi chi era, eh. Però, insomma... Arrivederci a sto stronzo. E ora? Ragazzi, ora c'è l'ultimo stage. No, scherzavo. C'è l'ultimo stage normale. Prima prendiamo Smeraldo del Caos, prendiamo, no? Anche stavolta ce l'abbiamo. No? E adesso, ragazzi, preparatevi, perché lo stage che c'è ora non è facile. Ecco, lo stage che c'è ora bisogna impegnarsi, eh. Adesso, ragazzi, bisogna... Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma adesso, ragazzi, questo stage è un casino. Spero che siete pronti. Manca l'ultimo dei figli di Bowser. Preparatevi, via! Allora, se notate, li abbiamo ammazzati tutti, tranne uno. Tranne, ovviamente, videosando Bowser, no? Quello con... Wow, fermi tutti. Attenzione, quello con gli occhiali da sole, aspettate, eh. Allora, a parte che mi fanno malissimo queste tartarughe, porca troia, che male, ve lo dicevo che era un casino sto stage. Attenzione, non facciamoci intimidire, andiamo avanti, permesso, non mi fate paura, i vostri proiettili non mi intimoriscono, no, ok, un pochino in effetti mi intimoriscono. Ragazzi, cioè, guardate, mi ha fatto malissimo, cioè è appena iniziato lo stage e già mi hanno preso dei gran schiaffi qua, cioè non so voi, ma questo non si prospetta carino, non si prospetta cac per niente. Signor Canavacciuolo, lei che ne pensa? Andiamo avanti. Attenzione. E ora? Roccio! Ok, attenzione adesso di nuovo. No!
Attenzione adesso. Oh, ok. Di nuovo. Attenzione! La polizia, ce l'abbiamo fatta! Chi è che mi sta followando? Lo vedo di sfuggita, com'è che si chiama? Sei Long Grey, grandissimo Sei Long Grey, ti ringrazio, scusami se sono di fretta, ma ti ringrazio davvero per il follow. Qua sono un attimino incasinato, come puoi vedere, qua siamo nella merda. Tra l'altro grazie a te siamo a 150, per cui ti ringrazio ulteriormente, ti ringrazio ancora di più di ciò che farei di solito, perché grazie a te abbiamo raggiunto... Che è successo? Aiuto! Cioè, siamo finiti nel burrone. Cazzo, il boss enemy! Fermi tutti, questo è un casino davvero. Preparatevi. Allora, attenzione, perché questo è difficile. Dunque, attenzione, l'ultimo dei figli di Bowser. Attenzione ragazzi. Come cazzo si faceva? Ok, bisogna colpire prima di tutto questi. Prima di tutto le braccia da gamer. Attenzione, beccati questo. Prendi questo. Ok, ora la parte sinistra. Attenzione, sta mongolfiera, molto mongo e poco fiera. Beccati questo. Attenzione. Cazzo ragazzi, sta per ammazzare, ci abbiamo proprio una marea di danno. Attenzione, seconda forma. Attenzione, questo è un casino. Fermi tutti. 1, 2, 3, vedi, gli spuntano i brufoli, no? Dopo aver mangiato da schifo sono io in questo momento, quindi prendi. Attenzione, 3, 2, 1. Attenzione, bastardaccio! Prendi questo. Merda. Ma non lo sto colpendo per un cazzo! Attenzione. Ah, ok, ma i cannoni non li posso colpire solamente lui! Fermi tutti. Dov'è andato? Arriva! Occhio, ragazzi, fermi. Insisto, beccati questo, e poi questo. No, il panino. Fermi. Oh! Ce l'abbiamo fatta! E vai a fanculo! Vedete, questo era l'impostore delle live di Videosando. L'abbiamo sconfitto anche questa volta. E che dire, dai. Ah, era una tua amica quella di prima? Ah, cazzo, figata. Allora doppiamente benvenuta, cara. Che dire, mi fa molto piacere, no? Che io sono sempre felice quando comunque, insomma, il party si espande, no? Perché vuol dire per l'appunto, no? Vuol dire per l'appunto più amici, che dire, quindi più affetto, no? E soprattutto meno potenza Bowser, no? Perché di conseguenza più siamo, meno Bowser è potente. Però ragazzi, allora, dunque, a parte che finisco il caffè, abbiamo finito, signori, tutti gli stage normali e abbiamo salvato, no? Vedete, King Fit abbiamo salvato, no? Per l'appunto, il re dei piedi, no? Vedete? Wow, grazie, mi avete salvato! Ma hanno ancora 5 gemme! No! E ora come si fa? Ora come si può fare? Insieme a mio figlio, il principe Pine! No! Adesso che dire? Quindi in altre parole manca solo lui! Ora vai a fanculo, no, scherzo! Now go to the Dark Realm to get them! No! Signori! Per riportare la pace in questa terra, finisci di collezionare gli smeraldi del caos, no? E salva il principe Pene, esatto, come dice Mela per l'appunto, no? E dice, conto su di te! Va bene, ma ci penso io, ragazzi, a questi qua, ho dato una marea di schiaffi ormai in innumerevoli live, no? Però ragazzi, allora, i figli di Bowser li abbiamo ammazzati, no? Li abbiamo ammazzati anche questa volta, ora ovviamente. Adesso il problema, ragazzi, chi c'è? Ragazzi, c'è il capo. Ci sono gli ultimi stage. Allora, signori, questi sono difficili, ovviamente. Beh, se no non sarebbero gli ultimi, ovviamente. Allora, iniziamo. Stage 8. Anche qua abbiamo dei boss, adesso vedrete. Non vi preoccupate, non saranno simpatici. Ok, fermi tutti. Ready, set, go. Adesso ragazzi, le cose, vedete, anche la musica si fa più seria. Qua ragazzi, non si scherza più, eh. Qua non si scherza più. Allora, voglio passare di qua. Attenzione, sentite infatti com'è seria la musica, no? Cioè si sente che, insomma, è una musica, come dire, particolarmente adatta al momento, no? Che ci avviciniamo allo scontro finale. Oh, attenzione alla droga. Attenzione ragazzi al fuoco di Cristo. Attenzione, ok.
Ok, prendete questo. Prendete questo. Attenzione. Ok. Ok, ragazzi. Ma questi sono blu. Ma questi sono blu. Quello ci vuole la host, quella... Vedete chi è che la cantava? Quella... I'm blue da badida da chi erano? No, non erano i Sound 41. Chi cazzo era? Vabbè, insomma, avete capito che gruppo è. No, non erano nemmeno gli ABBA. Chi cazzo era? Vabbè, insomma, loro, vedete, mi stanno gonfiando perché non mi ricordo chi era. Erano gli Eiffel 65. Sì, sono gli Eiffel 65. Sono gli Eiffel 65, per forza. Io ho detto che sono gli Eiffel... Oh, avete visto? Oh, vedete. Io ho detto chi sono. Vedete, ho detto chi sono ed effettivamente adesso, ed effettivamente l'ho ammazzato, era quello il trick. E questi chi cazzo sono? Ci sono le talpe, boh, che volevo dire, vabbè, insomma, ci sono le talpe qua per la punta, ma che non sono nostri amici. Allora, fermi, oh, meno male, sono riuscito a prenderlo. Occhio qua, occhio qui, oh, occhio, ok, ce l'ho fatta, che salto, lì, che salto, fermi tutti, fermi, polizia, ok, ce l'ho fatta, ragazzi, attenzione, ok, dai, per ora tutto, no, scherzavo, tutto tranquillo un cazzo, ragazzi, ci sono le merde, ok, andiamo avanti, boss enemy, ragazzi, boss enemy, chi c'è che non me lo ricordo, chi è il boss, il mago, ragazzi, è proprio lui, fermi tutti, ragazzi, è tornato il mago direttamente dalle live ancestrali di Videosando. Attenzione, prendi questo, mi dispiace ma niente luna nera, dov'è, beccati questo, e poi questo, fermi, dov'è, eccolo, fermi tutti, porca puttana, attenzione ragazzi, attenzione, dov'è, prendi questo, però dai, non si sta rivelando, devo dire, particolarmente difficile, cioè sta prendendo solamente dei grossi schiaffi, sta prendendo, no? Sì, teleport behind you, nothing personal, che aiuto, fermi, non me lo ricordavo questo, cazzo, credevo di averlo ammazzato, aspettate ragazzi, c'è il mega mago, attenzione ragazzi, qua c'è veramente la luna nera, attenzione ragazzi, che c'è il mago con il potere della luna nera, fermi, dov'è, eccolo, prendi questo, aspettate, prendi questo, mi dispiace, ma la zingara è finito come programma, ti ho detto che non lo fanno più sulla Rai, aspettate, beccati questo, e poi questo, ma la vuoi smettere con questi occhiali di merda, mi hai rotto i coglioni, dov'è, eccolo, prendi questo, ti dico, e basta, oh, minchia ragazzi, è esploso, è stato un momento gore, c'è stato ragazzi, vabbè, comunque sia, dai, l'abbiamo ammazzato ragazzi, arrivederci per sempre, si spera, no, ovviamente non ci crede nessuno, tornerà in qualche modo, non si sa come ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta, bene, Cornice Cave si chiamava, o Cornice Cave, come si dice, poi vabbè, ok ragazzi, non ho stage, no, io c'ho no, la casa dei fantasmi, no, mi sa di sì, no, io c'ho paura, no ragazzi, io c'ho paura, io non faccio sto stage, mi dispiace ragazzi, ma... No, ragazzi, mi dispiace, ma io sono spaventato, io non penso di poterlo fare, non ce la faccio, paura. Oh mio Dio, ragazzi, guardate chi c'è, oh mio Dio, ma tra l'altro sono invincibili, come dovrei fare? Cioè, posso solamente respingerli. E tra l'altro mi sono pure dato degli schiaffi, ah no, posso ammazzarli, però ci vogliono una marea di colpi. Oh, è un casino, ragazzi, eh. Occhio, ragazzi, perché qua non si scherza. Qua veramente c'è... Ci sono queste chiazze di sperma per l'appunto che ci vengono addosso, bisogna fare attenzione, eh. Adesso arrivano. No, ma ora arrivano, ragazzi. Eccoli di nuovo. Andate via. Via, figli di Satana, via. Via! Attenzione, ragazzi. Il numero, momento Sonic. Sinistra o destra? No, io vado a sinistra stavolta, mi gasa. Stavolta ho deciso di andare a sinistra, signori. Ho deciso di andare di qua. Avrò fatto bene? Non lo so, ma questi mi hanno rotto il cazzo. Qui prendete questo. Ho detto beccatevi questo. Fermi. Aia! Aia, ragazzi, mi stanno facendo parecchio male, devo dirvi la verità, però dai, ce la stiamo facendo. Fermi tutti. Prendete. Beh, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, eh. Aia, questo ha fatto male. Devo ricaricare. Aia. Ce la farò, ragazzi, a finire sto stage, ragazzi. Ho preso veramente troppi schiaffi. Cioè, oh, meno male, ho preso una ricarica della vita, se non altro. Dai, adesso, in teoria, dovremmo farcela. Fermo. Dov'è che devi andare? Attenzione qua. Attenzione a questi, ragazzi, no? Vedete, qua siamo armati. Mi sa che c'è il boss.
Mi sa che c'è il boss, ragazzi. Mi sa di sì. O no? C'è o no? No, non c'è. Non c'è ancora. Non c'è ancora, ma sicuramente non credo che manchi molto. Attenzione. Oh, c'ho! La polizia, la polizia. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, signori. Aspettate. Aspettate, eh. Wow, wow. Ok, ragazzi. Occhio. Ma non finisce più sto stage, è infinito. Attenzione, oh, attenzione, 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 ok. Attenzione, oh, porca troia, c'era la trappola. Il trappolone, ok, ce l'abbiamo fatta. Che numero, che numero, ragazzi. Oddio, oddio, chi è? Oh merda, sto stronzo, non si era ancora visto in effetti, eh. Effettivamente non si era ancora visto durante questa live. E tipo, appena comparso mi ha già rotto il cazzo. Aspettate, beccati questo, beccati questo. Goku sulla nuvola sfidi, mi ha rotto veramente i coglioni. Mi dispiace, ma Dragon Ball è finito. Dragon Ball è finito, quindi ti devi levare. Prendi questo, e questo, e questo. Te ne vuoi andare? Oh, ragazzi, oh, questo non se ne va, eh. Questo, ragazzi, cioè, è proprio, è tenace. Porca troia, quanti schiaffi che ho dato a Yoshi. Scusami, scusami, te lo giuro, non l'ho fatto apposta. Te lo giuro, non l'ho fatto apposta. Oh, oh, e vai a cagare. Ok, e ora? Oh, attenzione, attenzione. Ok, ce l'abbiamo. No, 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 l'abbiamo preso. Abbiamo preso anche la stella, bellissimo. Bellissimo, ecco, sarebbe stato ancora più bello se avessi preso. Ovviamente, oh, ovviamente mi sono bruciato la stella, però pazienza. Dicevo che sarebbe stato ancora più bello se fossi riuscito, no, a mantenerla. Adesso sarà un casino a sto punto, vabbè, dai. Wow, wow. Cazzo, ragazzi, stanno ammazzando, eh. Qua si stanno ammazzando, sta facendo difficile la cosa. Attenzione. Ok, dai, no, scherzavo, abbiamo recuperato della vita. Si vede che si rendono conto anche loro, a questo punto è un casino. Sì, però se evito di spararmi sulla testa mi faccio un favore, se evito, se posso evitare. Oh, ma è finito sto stage, basta. Raga, non finisce più sto stage qua, ma basta. È infinito, ma che cazzo è? E basta, e basta. Oh, sento che, dai, sento che ci siamo. Sento, dai, su, non mi smentire. Basta, warning, boss enemy, ragazzi, chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere? Ma ovviamente è lui, il big spermone. Allora, fermi, che, oh, porca troia, mi sono preso. Oltre che prendermi a cose, mi sto anche prendendo a sassate da solo. Aspettate, cazzo, cazzo. Wow, wow, maledetti fenomeni poltergeist. Attenzione, beccati questo. E poi questo. Attenzione, attenzione, ragazzi. Poltergeist, demoniache presenze. Poltergeist, demoniache presenze. Ok, ho usato il fungo che mi sono messo da parte. Meno male, ora dovrei farcela, spero. Spero. Cazzo, si è fatto difficile. Basta con questi fenomeni poltergeist. Ora basta. Aspettate, Attenzione, ragazzi, attenzione! Forza, mi devo ricaricare per forza, perché sennò non ce la faccio. Ok, prendi questo! E basta! Ma quanta vita! Ragazzi, ma c'ha veramente troppa vita questo! Aspettate, prendi questo! Oh! Dai! Ma ancora! Ce n'è uno con la sindrome! E uno normale, cioè non capisco, qual è quello che devo colpire? Qual è quello che devo capire? Non ci capisco niente. Vabbè, io nel dubbio sparo, eh. Io qualcosa riuscirò a colpire, spero. Attenzione. Ok, sì, qualcosa effettivamente sto colpendo. Non so se sto facendo bene, ma qualcosa sto colpendo. Sì, però, allora, devo ricaricarli per forza. Ok. Non sto colpendo più niente. Non sto colpendo più niente a parte la mia stessa testa. Non riesco a capire qual è la parte che devo colpire. Oh, raga, qua mi sta ammazzando però, eh. No, non va bene, qua mi sta ammazzando. Ok, l'ho colpito, però ora farò meglio a terminare questa boss battle in fretta, perché... Madonna. Ma ragazzi, se muoio alla fine... L'ho ammazzato? Sì. Oh. Ragazzi, non mi è stato chiaro cosa dovessi colpire, però pare che l'abbia ammazzato, pare che ce l'abbia fatta. Parrebbe, no? Ok, altro smeraldo del caos preso, adesso sono gli ultimi stage, ragazzi, ne mancano? Quanti ne mancano? Due? Non me lo ricordo. Allora, a parte che ho sparato lo schermo, beh, è tutto molto bello. Mancano due stage, ragazzi, il 10 e l'11. Dai, andiamo... Prima dello stage finale, ovviamente, perché sì, poi c'è anche lo stage finale con Bowser, ovviamente, però per adesso, dai, stage 10, era 10, vero? Sì, dai, ready, set, go! Allora, attenzione, oh, ragazzi, questi sono velocizzati, questi si sono fatti più veloci del solito. Attenzione, ragazzi, perché
Sta diventando un problema evitarli. Attenzione, permesso. Dove cazzo siamo? Che posto è questo, tra l'altro? Boh, non lo so. Vabbè, io... No, io no, io passo di qua, scherzavo. Io passo di qua. Allora, attenzione. Attenzione. Oh, oh. Occhio, occhio. Ho letto che chi ha riordinato i suoi disegni. Bene, perfetto. Spero che ci siano anche i miei, quelli che ti ho fatto per l'appunto... Quelli che ti ho fatto per l'appunto quando ci siamo visti a... A Rimini. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Wow. Wow. Oh, raga, siamo alle stage finali e si vede, eh. Siamo alle stage finali e si vede, perché le cose si sono fatte più complicate, decisamente più complicate. Cazzo, però mi sono distratto, porca troia, rispetto a prima. Allora, se non altro abbiamo recuperato un po' di vita, abbiamo recuperato, questo se non altro è un'emozione. A me non ne ho fatti. Come non ne ho fatti? Ne ho fatto uno a me. Il boss! Ragazzi, c'è già il boss! C'è già il boss, ragazzi! Chi potrebbe essere? Cioè, il boss enemy, chi potrebbe essere? Il pazzo! Il pazzo, ragazzi! Attenzione, attenzione, fermi tutti, che c'è... Fermi tutti, fermi tutti! Non sapevo che avesse fatto carriera. Ragazzi, in questo gioco il pazzo ha fatto carriera! È arrivato a livello di boss! E prendi questo, allora. E allora prendi questo. E allora prendi questo. Attenzione, attenzione, ragazzi, perché si è dato la dinamite. Si è dato la dinamite. Ma abbiamo già vinto! Ma abbiamo già vinto, porca troia! Una stronzata! No. ma era una stronzata! Beh, che dire. Beh, che dire. Risate e basta, effettivamente. Me l'aspettavo più difficile, devo dirvi la verità. Avete presente... Avete presente quella frase che è nel guerriero, no? Dove dice, e tu chiami lanciare dinamite un'arte marziale? No, il tizio che dice, filo che funziona, va bene. Cioè, è stato più o meno così, è stato, no? Il pazzo, tipo, ha sviluppato una nuova arte marziale, peraltro non si era ancora visto, e niente, tipo, lo abbiamo sconfitto. Ragazzi, penultimo stage, signori. Spero che siete pronti, perché anche questo me lo ricordo cattivo. Come hai fatto a finire le stelle, Mela? Che ti hanno date un miliardo. Oh, fermi, qua si inizia male, eh. Qua si inizia già male. Che è sta merda? Che è sta merda? Cazzo, perché qua bisogna saltare come gli scemi? Attenzione. Attenzione. Oh, occhio. Occhio. Occhio, ragazzi, occhio. Attenzione, eh. Attenzione. 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 Fermi, eh. Morris, dai, le stelle a me. Ah, sì, è vero, perché c'ha l'account, perché c'ha l'account nuovo. Sì, ok, dai, tra un momento, appena un attimo di pausa gli dico, forse se li deve sudare, se le deve sudare queste stelle, mi dispiace. Allora, fermi tutti e basta. Oh, ma quanti schiaffi sto prendendo, ragazzi. Si vede che è il penultimo stage, perché porca troia è un casino. Comunque, scusami, silenzio Morris, ma sto anche lavorando nel mentre. No problem, cara. No problem, sono io che sto parlando troppo in sta live, perché, oh cazzo, dicevo, sto parlando troppo perché sono concentrato, attenzione, perché sono concentrato, come potete vedere, no? Perché sono finito nella merda? Ah, ok, dai, ce l'ho fatta, attenzione. Ora vuoi piedi in cambio di stelle. Grande, Elia vedo che ha già capito tutto. Vedo che Elia è un uomo di cultura, come sempre. Allora, attenzione, fermi tutti. Attenzione qua. Fermi, calma. Ok, qua sta andando bene. Warning. Dai, ok, fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti che ce la faccio. No, però non te ne do 2000, Mela, eh. Non te ne do 2000 perché se no, effettivamente, voglio dire, non ha sempre... Però siccome sono un dio generoso, no, per citare il film di questa Sparta, no, che parlava dei Vesuviani, no, che andavano a conquistare i pianeti, allora mi sembra che, come cazzo si, aspetta, com'è che si faceva? Rottempera, possibile che fosse così? Mi sa che ho sbagliato. Tu mille. Bene, spero che tu sia soddisfatta, ma adesso che abbiamo per l'appunto risolto questa questione importante, è il momento di risolvere una questione ancora più importante. Il boss enemy, ragazzi, dov'è? Ma dov'è? Oh cazzo!
Cazzo ragazzi, l'ultimate, non lo so, l'ultimate mecha, come cazzo si chiama, vabbè insomma c'è questo, ragazzi c'è questo Koopa che finalmente ha capito che ha capito che corrermi addosso non è la strategia migliore per vincere, quindi insomma si è fatto più furbo, ora vedete, cioè questo è a bordo di questo, beh allora sai che ti dico, beccati questi, beccati, ah ma sono più di uno, attenzione perché sono più di uno, eh, c'è tipo la Trinità qua, no, attenzione, beccati di questo, dov'è, prendi questo, ma io lo sto colpendo, cioè sì lo sto colpendo, però tipo vorrei colpirlo, come dire, un po' più rapidamente, se riesco, la faccia non funziona, eh, no, non funziona, ok, attenzione signori, attenzione, beccati questo, non fuggire, dov'è, eccolo, prendi questo, ti dico, dov'è andato, eccolo, occhio ragazzi, ma tanto, ma quanta vita, ma posso vedere che c'hanno tutta sta vita, io li odio i boss, questi qua che veramente non riesci mai, ci vuole veramente un'eternità, no, aspettate, ci vuole veramente un'eternità per ammazzarli. Dove è andato? Basta. Comunque devo dire che non sta facendo niente, eh. Cioè questo boss è ridicolo. Cioè, è qua, no? Fa su e giù, no? Come se scoppa. Oh, l'ho ammazzato? Sì, che l'ho ammazzato. No! Non l'ho ammazzato! C'è un'altra forma! Ma che è? Ma cosa è diventata? La casa? Aiuto! Sì, però non riesco a capire dove devo colpire. Cioè, io sto colpendo ovunque. Ah, ok. Ok, devo aprire la bocca e devo ancora una volta, no? Mettergli le palle in bocca, no? Ogni doppio senso, no? Ogni doppio senso è casuale, ovviamente, no? Poi se pensate male sono problemi vostri. Ok, però adesso sono nella merda. Aspettate che devo ricaricare. Ok, allora becca di questo. L'ho ammazzato stavolta, spero. L'ho ammazzato. Ci sta mettendo un po' troppo a esplodere. L'ho ammazzato sì o no? Con calma, con calma, quando vuoi. L'ho ammazzato? Oh, finalmente! Ci ha messo tipo 3 ore, ci ha messo ad esplodere, però dai, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Bene, signori, questo era l'ultimo, credo che fosse l'ultimo smeraldo del caos. Ebbene sì, ragazzi, siamo allo stage finale! Fermi tutti, ragazzi, perché siamo allo stage finale. Siamo all'ultimo stage, attenzione perché ora c'è Bowser, fermi, eh. Allora, finisco di bere qua, no? Ma dov'è? Eccolo! Ecco ragazzi, spero che siete pronti, è stato un viaggio breve ma intenso ed è arrivato alla sua conclusione. 3, 2, 1... Oddio! Oddio! Oddio ragazzi! Oh mio Dio! Un tempismo veramente perfetto, cioè è comparso Bowser, è comparso mai più, beh te lo dico io mai più, invece abbiamo appena iniziato, fermi Ok ragazzi, stage finale, spero che siete pronti, attenzione ragazzi, attenzione, vedete qua le cose sono decisamente complicate perché tra l'altro non lo ricordo, uno stage lunghissimo, no? Il casino poi è arrivare a Bowser interi e non è facile, e non è facile perché è uno stage questo pieno di ostacoli, no? Da qui questi stronzi per l'appunto, e mi sembra anche poche cure, mi sembra di ricordare, quindi insomma non sarà easy. Non sarà easy, però beh, d'altronde se fosse easy non sarebbe l'ultimo stage, voglio dire. Quindi andiamo avanti, vedete Bowser, no? Che ci spara, no? Come un vero mafioso. Attenzione ragazzi. Ok, approfittiamo di questo momento di pausa per ricaricare. E questo chi è? E questi chi cazzo sono? Ah cazzo, sono quelli i Bowser finti, quelli. Oh, è tornato Mapodofu, grande Mapodofu. Allora attenzione, Mapodofu, siamo alle battute finali, Mapodofu, siamo all'ultimo stage, no? Vedete, siamo per appunto le cose, la faccenda si è fatta decisamente più complicata. Attenzione, avremmo saltato bene? Sì, abbiamo saltato bene, che bestia. Oh, fermi, ok, abbiamo anche recuperato della vita, perfetto, aia, ho preso anche uno schiaffo, però sono poco intelligente, attenzione, ok, aia, fermi tutti ragazzi, sta andando bene, eh. Devo dire che sta andando abbastanza bene. Devo dire. Forse sta andando bene. Beccate di questo. Però ho finito. Cazzo, devo ricaricare la potenza della stronzata. Ok, questo lo voglio. Ok, l'ho preso. Era una vita. Sì, ce la posso fare, Mapodofu. Ce la posso fare. Me la sento.
Sento che addirittura potrei arrivare a Bowser senza morire. Potrei arrivare, forse. Se non prendo troppi schiaffi ce la faccio. Se invece ne prendo troppi, mi sa di no. Mi sa di no. Ok. Oh, ma questo non ho rotto il cazzo, comunque. Questi giocattoli di merda, veramente. Toy Story 4 è già uscito. Vaffanculo. Ok. Fermi tutti. Bowser. No, niente Bowser, però il corridoio finale. Ci siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi a Bowser. Fermi tutti. Fermi tutti, perché ora c'è un mini boss rush, ragazzi. Ci sono gli operai incazzati. Ci sono gli operai, vedete, dell'ATC, non so che cazzo è, vabbè, insomma, sono blu. E vogliono il nostro sangue. Beccati questo. Ah, no, ma sapete chi è? È un membro degli Eiffel 65, no? Che è innervosito per l'appunto, no? Perché non ho riconosciuto la sua canzone. Per questo tipo ci sta attaccando. Bene, l'abbiamo sconfitto. E ora? O no, gli australiani. Gli australiani, ragazzi. Vaffanculo, vaffanculo all'Australia. Avete tutto al contrario. Beccate di questo. Ok, dai, sistemato. Lo voglio, grazie. E ora? Grazie mille. Chi c'è ora? Chi c'è ora, ragazzi? Chi c'è? Oh no, di nuovo lo stronzo! Di nuovo Goku sulla nuvola Speedy! Di nuovo Goku sulla nuvola Speedy! Beccati questo! Beccati questo! Ti ho detto che Dragon Ball è finito! Ti ho detto che Dragon Ball è finito! La saga doveva finire con Freezer! Doveva finire con Freezer! Beccati questo! Beccati questo! Beccati questo! Attenzione, attenzione, ragazzi! Attenzione! Chi sei, Goku, non lo sai! E devo saperlo io? E devo saperlo io? Vaffanculo! Beccati questo! Vaffanculo, Goku! Vaffanculo, Goku! Attenzione! Attenzione, oh, ecco fatto, ora è costretto a prendere la patente. Andiamo avanti, prendo anche questo, prendo anche questo. Chi c'è ora? Chi c'è? Oh, oddio, di nuovo l'operaio incazzato, di nuovo l'operaio incazzato, ha mangiato troppo la mensa. E allora beccati questo, beccati questo, beccati questo. Non si usano così i buoni pasto, non si usano così i buoni pasto. Attenzione, 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 oh, ecco fatto. Adesso vorrei prenderlo, grazie, vorrei prenderlo. Ok, ci siamo. No, 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 merda, merda. Ci sono di nuovo gli Eiffel 65. Gli Eiffel 65, ragazzi, attenzione. Attenzione, beccate di questo, beccate di questo. Beccate di questo. I'm blue da badi da badà. Beh, I'm blue un cazzo. I'm blue un cazzo, I'm blue ancora per poco. Per cui prendete, prendete. Aspettate, prendete, vi dico, prendete. Oh, basta con sto boss rush, mi ha rotto i coglioni. Oh, ecco fatto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito? Abbiamo finito? Sarebbe bello. Sarebbe molto bello. Ragazzi, ci siamo! Ragazzi, ci siamo! È arrivato il momento. Warning! Final boss! Ragazzi, final boss! Bowser! Allora, fermi. Ragazzi, Bowser, tra l'altro non è Bowser normale, è Armored Bowser! Attenzione, beccati questo, ragazzi, beccati questo! Guardate, ragazzi, ha preso l'armatura di Videosando! Ha preso l'armatura di Videosando di Rimini Comics! Attenzione, e si è evoluto, ragazzi! Si è evoluto! Fermi tutti! Sembrava... Ragazzi, sembrava un filler estivo e invece non lo era. Sembrava un filler estivo e invece non lo era, ragazzi. Ok, fuori uno. Fermi tutti, fermi tutti. Beccati questo, beccati questo. Prendi questo e poi questo. Affanculo. Ok, attenzione. Ok, questo è andato. Questo è andato, l'abbiamo fatto malissimo. Oh, cazzo, cos'è sta roba? È un film dell'orrore. Prendi questo, prendi questo. L'abbiamo ammazzato? No, non l'abbiamo ammazzato. E anzi ci ha fatto malissimo. Quindi praticamente lui carica il colpo e poi ci fa quel mega attacco gigante. Ok, dobbiamo assolutamente... Presto, 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 prima che lo faccia, prima che lo faccia. Ok, siamo riusciti a impedirglielo. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, bene, abbiamo vinto. Ehi, ovviamente no, ragazzi, non abbiamo vinto, ragazzi. È il momento del vero Bowser. Attenzione, questa volta Bowser senza armatura. Attenzione, prendi questo, prendi questo, prendi questo. Aspettate, aspettiamo che si ricarichi. Ragazzi, fa troppo male, però. Spero di farcela. Merda, 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 merda. Presto, presto, devo usare la cura. Devo usare per forza la cura, perché qua mi sta facendo un male esagerato. Prendi questi, prendi questi. Prendi questi. Wow, wow, ragazzi, stiamo... Oh, ragazzi, forse facciamo una no-death. Forse facciamo una no-death. Prendi questo, Bowser. Beccati questo. Dov'è? Eccolo. Attenzione. Ragazzi, ma quante forme ha? Ma basta, è immortale. Porca troia, Bowser, beccati le palle in bocca. Beccati le palle in bocca. Oh, oh, Madonna, ragazzi. Ragazzi, oh, l'abbiamo fatto una death, eh. Non siamo morti. Non siamo morti nemmeno una volta. Che bestia, porca puttana. Porca puttana, che bestia, ragazzi. Ma si vede che è stato forgiato da Metal Slug, eh. Questo è tutto grazie a Metal Slug, per l'appunto. Purtroppo non ho gli occhi che guardano in alto. Eh sì, cat, niente... Niente Aigao stavolta. Eh sì. Letteralmente mission complete, ragazzi. Letteralmente mission complete. Ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo fatto anche in tempo, abbiamo fatto. Che bestia.
il principe Penis per l'appunto che mi ha salvato. Mission. Grazie per avermi salvato. Grazie per avermi salvato, Mario. La principessa Peach mi ha detto di te. Bene, sono contento. Sono molto contento. Sei un tale brav'uomo. No, non è questa la traduzione, però mi fa ridere che gli dica sei un brav'uomo dopo che l'ha salvato. E ora, con gli smeraldi del caos che hai collezionato, sì, possiamo finalmente resuscitare questo dio malvagio. No, scherzo, però sarebbe un bel plot twist. Niente. Lancia quelle merde nel cesso. No, non dice così. Non dice così, insomma. Sì, e poi? E guarda su nel cielo, no? Sai benissimo se li fa, così, lo scherzo dei ragazzi. Il potere segreto delle gemme. Sì? Ok? Will cosa? Riunificherà i mondi ancora una volta. Perché si erano separati? Ma questa è nuova, questo non me l'avevano detta. Adesso che succede? Ora uso le gemme, no? E adesso compare invece il vero boss finale, no? Non scherzo, magari, non illudetevi, sarebbe stato bello, sarebbe stato molto bello, Thanos, esatto, sulle gemme dell'infinito, no? Quindi, una bella collana, dai, non è male. E ora che succede? E ora compare Gesù? No, niente, è finito così. Ci siamo accecati, ragazzi. Che è successo? Niente, festa dura, no? King Fit qua per l'appunto, grazie mille. Oh, grazie per aver salvato questo mondo. Beh, di nulla, dai. Ogni tanto passavo di qui, ho detto, ma sì, dai. Non so proprio come ringraziarti. King Fit, secondo me un modo ce l'ha. Secondo me un modo, dai, se ci pensi lo puoi trovare. Grazie infinite. Beh, di nulla. E quindi? I due mondi sono diventati uno. E vai, sono contento, però questo me l'avevi già detto. Reforge the promise. Tutto ciò che ho, te lo devo. Addirittura, beh, allora dammelo, non mi servono soldi. La prossima volta che verrai a visitarci, per favore, cioè mai, perché non ci siamo mai tornati, per favore, porta la principessa Peach. Capito bene che non c'è tornato, ci voleva provare, il bastardo, no, ma non sarà. Mi raccomando, Ocho, nel tuo tornare a casa. Ma sì, dai. Che problemi potrebbero esserci. E ora niente. Festa dura. Si festeggia. Abbiamo vinito, pare. No. Oh, ancora no, Dopo aver riportato la pace, no? A Jewelry Land. Sì. Mario e Yoshi ritornarono a fanculo. No, scherzo. Ritornarono dove? No, ritornarono nel mondo dei funghi. Attenzione, perché non c'è il regno dei funghi, è il mondo dei funghi, ragazzi, non confondetevi. Lì la principessa Peach li aspetta. Bene, beata lei. Quindi? Ma sono io che sto andando a Napoli, questo. Ma che ne è stato di Bowser? Ha preso i Koopalings, cioè i suoi figli, ed è tornato da dove è venuto. Bene, mi fa piacere. Beh, dopo tutti quegli schiaffi, voglio dire. Ok, la storia è finita. Sono contento. Bowser trovato morto a Miami, esatto. The end. Bene, sono contento. E ora che ci faccio? Posso sparare? Spara Yoshi, no, non si può. Non si può. E niente, è ricominciato, ragazzi, ma non ci sono stati davvero i credits. Ma aspettavo tipo di ridere, no? Con qualche nome buffo dei credits, no? Tipo, guarda come si chiama questo, Uruguay. E niente, tipo, no, niente da fare. Non ci sono stati i credits a suo giro. Però dai, è stata un'esperienza breve ma intensa. E questo, per l'appunto, è quello che, per l'appunto, insegna questo gioco, ancora una volta, che insomma le armi alla fine sono la soluzione di tutto, no? Non c'è alcun problema che un fucile non possa risolvere, no?
Abbiamo salvato l'intero regno, abbiamo salvato, no? Sarebbe molto... Purtroppo non lo può fare questo Mario nel regno dei funghi, perché lì per l'appunto c'è il bando delle armi, no? Qua evidentemente non c'è, e quindi per l'appunto possiamo fare un po' il cazzo, possiamo fare un po' il cazzo che vogliamo. Beh, ragazzi, che vi devo dire? Ora cerchiamo, vediamo chi propone di cercare il porno di Yoshi. Questo io lo cercherei dopo su Telegram, perché non voglio che Twitch per l'appunto, no, pensi male di questo canale, pensi che abbia queste fantasie strane, no? Perché, ma figuriamoci. Alessa, beh, ragazzi, dai, sentite, io vi saluto. È stata una live emozionante, la prima live è stata. Non è male questo per essere un filler estivo, devo dirvi la verità. Era un po' che volevo streamarlo questo gioco, poi ogni volta rimandavo, vabbè, dai. Comunque ce l'abbiamo fatta, mi fa piacere. Ovviamente, come potete vedere, sono di nuovo operativo. Ci vediamo adesso di nuovo, ovviamente, il prossimo giovedì, sempre al solito orario alle 21:30. E niente, io sto ancora finendo Eternal Odyssey 3, per cui ragazzi, e non ho avuto modo di giocarci questa settimana perché sono stata una merda. Per cui non appena avrò finito, ragazzi, sappiate che non appena avrò finito Eternal Odyssey 3, sarò di nuovo lì. Sarò di nuovo lì, ragazzi, ad allenarmi con i Metal Slug. E sarà dura. Però per ora, ragazzi, siate pazienti. Poi quasi quasi, ecco, quasi quasi già che ci sono, volevo fare una serie evento, quasi quasi. Ad agosto la facciamo, dai. Ad agosto, ragazzi, quasi quasi mi organizzo. O agosto, primi di settembre, vedo di fare un attimino una serie evento. Perché non penso di finire Eternal Odyssey 3 ancora. Dovrei essere oltre metà, però mi ci vuole ancora un po'. Quindi quasi quasi potrei ingannare l'attesa facendo una serie. Vediamo, ragazzi, vediamo. Signori. Sono molto contento e Mela non mi dà il gelato, amore, se lo so, mi dispiace. Mela lo conoscevo, ho avuto modo di conoscerla a Rimini, di conoscerla bene a Rimini, è una persona che, cioè, è una persona molto, come posso dire, è una persona molto, molto... Ragazzi, volevo andare avanti la frase in modo buffo, volevo andare avanti questa frase in modo buffo, però in qualunque modo la metto, cioè viene fuori un'offesa o un qualcosa di cringe, per cui niente, vabbè, mi limito a dire grande Mela e basta, grande New York. Dai signori, che vi devo dire? Sono le 11 meno 10 e siamo abbastanza in orario, per cui direi che vi saluto qua. Ci vediamo di conseguenza giovedì prossimo. Spero che abbiate gradito anche la qualità nuova della webcam. E che dire, ci si sente, boh, Arrivederci! sì, arrivederci, esatto, ci si sente sempre sul canale Telegram, no? Sempre nel gruppo Telegram, sulla pagina Facebook, insomma, nei soliti posti dove sapete dove trovare. Per cui ragazzi, vi saluto. Ciao amore, su un bacino, ma anche a voi. Buonanotte a tutti ragazzi. Ciao ciao.